due favoriti, no. Secondo me no, no. Comunque vanno. Poi al comando si porta Mar Black nei confronti di Tomorrow People, quindi in terza posizione si sistema Netsway davanti a Pretium Celeris con in coda Sunrise Spirit. Buona l'andatura imposta da Mar Black lungo la curva, seguito sempre da Tomorrow People. A circa 4 lunghezze in terza posizione figura Netsway, a precedere Pretium Celeris ed in coda Sunrise Spirit. Cavalli ora in retta di arrivo, Mar Black sempre in vantaggio, Tomorrow People ora si profila al suo esterno, seguito da Netsway, quindi anche Premium Celeris. Passa Tomorrow People sotto la minaccia esterna di Netsway, al largo dei due cerca di inserirsi anche Premium Celeris. Siamo a 300 dal palo, sta passando Netsway nei confronti di Tomorrow People che cerca di reagire, in vantaggio è Netsway a 200 dal palo, sta passando chiaramente Netsway nei confronti di Tomorrow People e nel finale è facile Netsway che si impone davanti a Tomorrow People, al terzo posto Pretium Celeris davanti a Mar Black. Vediamo le immagini conclusive di questa ultima settima corsa di Agnano con il numero 4 Netsway e Carretto Fiocchi in evidenza. Al posto d'onore termina il numero 3 Tomorrow People, quindi 4-3 alla settima di Agnano. Arrivo ufficioso, è tutto per questa sera, a risentirci per la prossima.